Buonasera. Buonasera, grazie di essere intervenuti. E iniziamo con una piccola richiesta. È una serata ricchissima di campioni, di società, di uomini di sport. Sfidando l'impossibile, cercheremo di farli salire sul palco tutti e chiediamo quindi già pazienza a loro e a voi, perché non è un'impresa facile. L'anno scorso, come prima edizione di una festa di sport, ci siamo trovati in un locale, eravamo in 2000, siamo rimasti dentro in 1200, 800 sono andati via. Quest'anno abbiamo scelto lo stadio, poteva essere una pazzia, direi, dal risultato che non lo è stata. Quindi grazie davvero, perché ne valeva la pena. Questa è dunque Stelle nello sport, perché stelle sono tutte quelle che saliranno sul palco, dai campioni olimpici che hanno portato in alto il nome della nostra regione a Sydney 2000, a tutti i campioni più votati da voi, dagli sportivi liguri ai rosso-blu cerchiati, giocatori di Genoa e Sampdoria, fino a tutte quelle società e quegli atleti che per ogni federazione hanno raggiunto risultati importanti, sportivi, agonistici, a volte anche morali. Questa serata ci è costata tantissimo lavoro, ma siamo sicuri che alla fine, cercando di essere non troppo lunghi, però sarà, credo, bella davvero per tutti. Ha delle finalità splendide, tra poco le racconteremo. Io vorrei subito però far salire sul palco un'amica, prima ancora che una collega, alla quale ho chiesto di aiutarmi questa sera. Cristina Carbotti. Ciao Michele. Buonasera. Buonasera. Buonasera, allora. Grazie per avermi chiamato accanto a te. Io devo dire che non sono una giornalista sportiva, di sport ne so pochissimo. È per questo che ti abbiamo chiamato. Quindi scusatemi se magari sbaglierò qualcosa, chiedo subito scusa, ma visto che il fine era benefico, io ho risposto subito a questa chiamata per beneficenza e per questo importante fine, lo posso dire? Avrete visto fuori dallo stadio i banchetti per Gigi Ghirotti, per l'associazione Gigi Ghirotti. Io spero che tutti voi, come abbiamo fatto noi, abbiate dato una parte del vostro cuore per il progetto Hospice, la casa di riposo per i malati terminali a Bolzaneto, l'ex Villa Pastorino, esatto? Proprio così, sono rimasto affascinato dalla disponibilità, dall'entusiasmo del professore Enrique, della signora Gori e di tutti coloro che lavorano nell'associazione Gigi Ghirotti. E questa beneficenza sarà premiata, perché questa sera ci sarà un premio per un fortunato. Abbiamo voluto dare un piccolo incentivo e ringraziamo per questo William Franceschini. Questo è lo scooter Aprilia Rally 50 LC, come avete visto un po' ovunque nelle pubblicità e nelle locandine, un premio direi di grossissimo valore. E sarà l'estrazione sarà verso la fine della serata, esatto? Eh sì, dobbiamo in qualche modo tenervi qui fino in fondo, sarà estratto a sorte verso la fine della serata, perché vorremmo, insieme al professore Enrique, dire quanti soldi saremo riusciti a raccogliere insieme per il progetto Hospice e vorremmo vedere in faccia il fortunato vincitore dello scooter, che chiameremo ovviamente sul palco. Allora, un'altra cosa che volevo dire, visto che sono quasi 150, se non sbaglio, i premi e le persone premiate, magari qualcuno, che ne so, ha avuto il mal di pancia, qualcuno non è riuscito a venire, qualcuno si è svegliato, si è addormentato, anzi è rimasto a casa, quindi magari noi chiameremo delle persone che poi non saranno qui sul palco. Speriamo non accada, ma se dovesse accadere, insomma, facciamo l'applauso lo stesso, perché sono comunque persone premiate. Assolutamente, chi non riceverà il premio per interposta persona o comunque in qualche modo lo riceverà, perché il premio è davvero bellissimo e tra l'altro è stato creato appositamente dalla BDB di Albisola per noi, un premio che credo piacerà davvero tantissimo. Ma partiamo con un momento straordinario. Chiamiamo adesso sul palco qui con noi il rappresentante del CONI Liguria. Io non so se è già presente. C'è presente, Luciano, me l'hanno confermato. C'è, sì. Allora io vorrei qui con noi Luciano Cucchia, presidente del CONI Liguria. Buonasera. Sera. Allora, abbiamo detto che tra i patrocinatori c'era il CONI, CONI Liguria, CONI di Genova. Abbiamo voluto iniziare proprio, credo, con la massima istituzione sportiva e vorrei subito ringraziare anche il dottor Cipriano Zino, che è il coordinatore Nord Italia del CONI, che era in strada, stava per venire, all'ultimo ha avuto un problema, non sarà qui ma ci vedrà in televisione, uno dei tanti che ci vedrà in televisione. Luciano Cucchia premierà questa sera chi ha dato veramente spolvero al nostro sport, alla nostra regione, alle Olimpiadi di Sydney. Chiediamo magari un parere, Luciano, no, che dire, faremo salire parere i migliori. Assolutamente, solo gli atleti, la parola agli atleti, sono loro gli attori di questo spettacolo, assolutamente non noi. Buon lavoro.
Allora chiamiamoli, Michele. Allora partiamo con Alberto Angelini, pallanuotista, è a Budapest per gli europei, ritira chi nell'82 lo convocò in nazionale, Eraldo Pizzo. Serena Bianchi per il nuoto sincronizzato ritira Alice Dominici. Le splendide sincronette Serena Bianchi, Giovanna Burlando e poi ancora Alice Dominici e ancora Clara Porchetto per tutte e quattro ritira Alice. Andiamo poi con Francesca Carbone, atletica leggera, non solo olimpionica, anche consigliere federale. E poi ancora Pietro Dalì. E Luca Devoti, due grandi velisti, questa sera accompagnati da un grande, Diego Negri, che ritira ovviamente il premio per loro. E ricordiamo Devoti medaglia d'argento alle Olimpiadi di Sydney, Dalì e Negri che hanno ottenuto per la nostra regione risultati straordinari. Per la pallanuoto, Alberto Ghibellini. Alberto Ghibellini, che credo sarà uno dei grandi protagonisti del prossimo campionato di A1 di pallanuoto. Ci stringiamo perché stiamo salendo in tanti. Saliamo anche un pochino più avanti, così siamo sotto le luci e riusciamo vedo a vedere. Vedo e vado a memoria Emanuela Pierantozzi, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sydney. Grande entusiasmo. Arianna Rusca per la ginnastica. Arianna Rusca, straordinaria interprete della ginnastica, che ritira il premio anche per l'altra ginnasta Gregorini, che Silvia, è impegnata in Svizzera, se non sbaglio. Abbiamo e detto quindi, tutti, abbiamo dimenticato qualcuno? Assolutamente, questi mi sembrano tutti gli atleti e adesso passiamo ai giudici di gara. Francesco Bedini per la canoa. Per il ciclismo Francesco Cenere. Il premio lo ritirerà direttamente il presidente Cucchia perché Francesco Cenere non è, credo, qui stasera presente. Mentre presente per la lotta Guido San Dionigi. E ancora non è presente questa sera, parliamo di un tecnico, Luca De Pedrini, credo non sia presente, mi confermano non c'è, il premio ovviamente lo ritira, essendo lui velista se non sbaglio, sempre Diego Negri. Allora signori, ribadiamo, questi ragazzi meritano un applauso straordinario, li ringraziamo per essere intervenuti questa sera. Magari li richiameremo nell'arco della serata perché sono sicuramente per ogni disciplina, credo, il meglio di quello che la nostra regione è riuscita a proporre e in particolare sono i protagonisti di Sydney 2000. Sì, il presidente voleva ancora la parola un attimo. No, io volevo semplicemente con questa occasione ricordare che questo è il premio Giacomo Carega. Giacomo Carega per noi rappresenta tutti i dirigenti, un dirigente che ha mancato anni fa, è stato segretario regionale del CONI, ma non solo, è stato l'animatore di tante grosse iniziative a Genova, quindi evviva lui e viva a tutti coloro i quali attraverso la loro attività fanno vivere lo sport. Grazie presidente, grazie. Luciano Cucchia, grazie soprattutto al CONI Liguria che sarete, ha voluto iniziare la serata con questo premio. Sono particolarmente onorato di aver avuto la collaborazione straordinaria di tutto l'ente, di tutto il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Veramente il premio Carrega, erano 2 o 3 anni se non sbaglio che non veniva assegnato, iniziare la serata con un premio così prestigioso con atleti così importanti credo sia davvero bellissimo. Vi chiedo un ultimo grandissimo applauso e ovviamente invitiamo tutti a riaccomodarsi in tribuna per seguire la serata. Grazie, sarebbe molto bello parlare con loro dell'esperienza di Sydney, ma non c'è tempo questa sera purtroppo. Allora scusate, perché i fotografi ci chiedono come sempre fuori programma se vi avvicinate una foto un attimo per il nelle luci, ecco. E facciamo una foto tutti insieme e anche il presidente Luciano Cucchia lo portiamo davanti, tra l'altro ritira quello che è il premio che noi avevamo previsto per il dottor Cipriano Zino, coordinatore del CONI del Nord, glielo faremo arrivare tutti insieme gli olimpionici di Sydney per i fotografi questa sera, che ovviamente ringraziamo. Dicevo che sarebbe molto bello parlare con loro dell'esperienza di Sydney, perché avere degli olimpionici sul palco è molto emozionante, per loro sarà stato emozionante veramente tanto partecipare all'appuntamento più importante per uno sportivo. Io che non mi intendo di sport so però l'emozione che c'è in quei momenti. Continuiamo, allora dicevo questo allora, è il primo momento, un momento veramente importante, ma tutta la serata è molto importante, ci sono tantissimi premiati che aspettano di ricevere questo bellissimo, devo dire, trofeo, molto bello, il design di chi è, si può sapere? Assolutamente, ringrazio l'agenzia creativa, Patrizia Angelone e Flavio Orezzi, perché hanno avuto un'idea sicuramente bellissima, l'abbiamo già detto, la BDB Albisola ha realizzato questo premio tra l'altro che ben 150 di questi premi consegneremo questa sera grazie al contributo della Regione Liguria, davvero Max, grazie. Max, a te la parola, se non
Allora, siamo pronti per dare vita alla prima tranche di premiazioni che possiamo chiamare federali, quindi direi assolutamente di chiamarli sul palco, a cominciare dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Federazione Italiana Hockey, ACXAI, ovvero la Commissione Automobilistica Italiana, e la Federazione Italiana Atletica Leggera. Ma cominciamo proprio parlando di calcio. E allora per il calcio iniziamo a premiare le società promosse. Partiamo dal Vado, che ha ottenuto la promozione in Serie D, ovvero l'ex interregionale. Bonadies e Veroli, due degli interpreti della splendida stagione di quest'anno, li facciamo accomodare. E poi ancora tre squadre promosse in eccellenza, il Finale, Finale. Ligure, la Bolanese e il Genoa Club Mignanego. Passate pure davanti. Complimenti, lo diremo veramente tante volte questa sera, ma ogni volta è dal cuore, complimenti veramente. Aspettiamo ancora i due premi che arrivano da parte di Beatrice e di Clelia, che ringraziamo. Ancora due premi per gli amici che sono saliti sul palco. Premieremo tutte le società che hanno ottenuto nel calcio la promozione, rubo intanto il microfono a Cristina, nei vari campionati. Abbiamo già parlato di Bonadies e di Veroli per il Vado, andiamo subito a chiedere per... Il Finale, Monteforte. Il mister, e poi ancora per la società? Vicepresidente. Benissimo, sempre del Finale Ligure. Bolanese. Della Bolanese. Poi il? Allenatore Bolanese. Della Bolanese, nome? Nardi. E poi andiamo a Genoa Club Mignanego? Areco, allenatore. Salis, il segretario. Ecco, il premio simbolicamente lo facciamo consegnare a Mario Giacomazzi, che voglio ringraziare perché ha dato un contributo importante alla serata. So che ci teneva in particolare a dare il premio Eraldo Pizzo, perché ci sono delle affinità sportive, però nel farti gli auguri per un anno felice con la Porreco l'anno prossimo, ti ho tra virgolette chiamato a premiare il calcio, anche perché un'idea nel calcio so che l'avevi avuta. Non andiamo avanti, no. Grazie davvero per essere stato qui con noi. Grazie a te, grazie a tutti, e adesso passiamo ai premi, grazie. Ringraziamo Mario Giacomazzi, e allora lasciamo riaccomodare Mario Giacomazzi in tribuna d'onore, e ancora un grossissimo applauso per il Vado, il Finale Ligure, la Bolanese e il Genoa Club Mignanego. E i prossimi protagonisti sul palco saranno gli atleti premiati della Federazione Italiana Hockey. Allora, credo che nell'hockey sia stata una stagione particolarmente importante. Intanto chiediamo subito a Roberto Fusco, il presidente, di salire sul palco vicino a noi. E premiamo... per il CUS Genova femminile, finale per la Serie A1, mancata per un gol, io qui leggo. È proprio così. 2-1 dal Padova. E ancora Guido Occhiuto, segretario del comitato regionale, premiato per l'attività svolta. E il premio viene ritirato dal signor Colla. E Carmine Borda, arbitro di Serie A2, responsabile degli arbitri della Liguria. Ecco i due premi. Per il CUS, devo dire... è stata veramente una stagione incredibile, ha perso 2-1 questa finalissima per andare in A1, il premio direi che è meritatissimo. Vediamo che c'è anche un atleta un po' infortunata, e allora in bocca al lupo per la prossima stagione, e da parte di tutti noi un grandissimo applauso. Una foto, ecco, i fotografi giustamente richiedono una foto, ci avviciniamo, ecco. Chiediamo tra l'altro agli atleti, non appena ricevono il premio, poi di portarsi fronte al palco e di stringersi, così potranno ottenere la cosiddetta foto di rito. Intanto noi chiediamo al delegato regionale Ligure della CSAI, Commissione Sportiva Automobilistica, Eligio Clemente, di salire sul palco con noi. Eligio Clemente. Presidente. Anche per l'automobilismo direi che è stata una stagione importante. Presidente, mi confermi, premieremo Elisabetta Cavenaghi. Un momento, allora, Elisabetta Cavenaghi. Ci scusiamo, ma Elisabetta Cavenaghi e Fabrizio Tabato, che devono essere presenti, sono impegnati in Grecia per un rally mondiale, salutano tutti gli sportivi e sono dispiaciuti di non essere presenti stasera. Grazie a tutti. Un premio poi invece va ad Antonio Vallebona, plurivincitore di titoli nazionali vetture prototipo velocità in pista. E poi ancora Massimiliano Perasso, esatto, plurivincitore in gare kart. Ecco i premi. Massimiliano, se non sbaglio, Manuel Perasso, Manuel, giovanissimo proprio, sei giovanissimo. Quanti anni? 16? 14 anni, pensate, complimenti veramente, una foto. Incredibile, facciamo un passo avanti tutti insieme e ringraziamo ovviamente anche Elisabetta Cavenaghi, la quale ovviamente è impegnata, e quando gli atleti sono impegnati il premio sicuramente
è ancora più piacevole, glielo faremo ovviamente arrivare. Grazie, grazie molte, passiamo alla quarta federazione, Max.